come si può vedere, queste temperature molto alte non fanno bene alle nostre colture, soprattutto ai fagioli, perché i fagioli sopra 32 gradi di temperatura soffrono non indifferentemente. Infatti, come vedete, stanno morendo perché non sopportano proprio la temperatura, sono come lessati, vedete, sono cotti. Caronte, l'anticiclone che sta colpendo il nostro paese in questi giorni mette a dura prova anche il settore agricolo in provincia di Pistoia. Nelle stalle il rumore è quello dei ventilatori e dei nebulizzatori accesi per dare sollievo agli animali, mentre nei campi il lavoro e l'irrigazione sono anticipate alle prime ore del giorno per evitare quelle più calde. Secondo Coldiretti Toscana, l'ondata di calore ha già causato una riduzione del 10% delle produzioni di latte negli allevamenti e delle uova nei pollai. E questo porta a una crescita di circa il 20-30% meno quello che dovrebbe essere la normalità di un animale giornaliero. Speriamo che riescano le falde a resistere a concederci acqua, perché l'unica soluzione è quella, altrimenti, di andarsi ad attaccare all'acquedotto. In pericolo anche le colture già colpite nei mesi scorsi da eventi meteo estremi. Pomodori. Li abbiamo rimpiantati adesso da poco, perché sono stati tutti grandinati. Questi qui sono cetrioli che abbiamo provato a lasciarli, ma sicuramente non faranno poco o niente, perché sono stati colpiti dalla grandine e sono stati macerati un po' tutti.